L'unità operativa complessa di pediatria C, guidata dal professor Giorgio Piacentini, ha lanciato il concorso Con ali di carta, la narrazione che cura. Nato dal desiderio di offrire ai bambini e ai ragazzi della scuola in ospedale e ai loro pari delle scuole di Verona e provincia, e non solo, uno spazio per esprimere la loro creatività e dare voce alle emozioni attraverso il disegno o la scrittura. Il concorso si pone l'obiettivo di promuovere l'inclusione. Siamo felici di presentarvi questo concorso che è nato dalla collaborazione tra la tenda ospedaliera e l'Università di Verona. È aperto a tutta la popolazione dai 3 ai 18 anni, bambini e ragazzi di Verona e fuori Verona. Oltre ai premi che sono riportati nel regolamento, volevamo comunicarvi che siamo riusciti a mettere delle menzioni speciali, tra cui anche quella per l'elaborato che viene da più vicino e l'elaborato che viene da più lontano. Quindi speriamo che partecipiate numerosi. Il tema del bando, organizzato dalla nefrologa pediatrica Milena Brugnara, con la filosofa della narrazione Irene Monge e il giornalista Giulio Fiorito, è supereroi e antieroi. Presentiamo con grande orgoglio il primo concorso artistico letterario dell'azienda ospedaliera che promuove la narrazione come cura di sé. Tutte le informazioni si possono reperire sul sito dell'azienda, ma quello che ci teniamo a sottolineare è che non è aperto soltanto ai bambini, bambine, ragazzi che sono seguiti in terapia qui da noi, proprio per promuovere un'idea di inclusione che attraverso appunto raccontare la propria storia possa trasmettere una visione del mondo più bella per questi bambini e ragazzi. Il concorso, aperto a tutti, è suddiviso in tre categorie: Colibrì, età dai 3 ai 6 anni, Petirossi, età dai 7 ai 12 anni, e Gabbiani, età dai 13 ai 18 anni. Gli elaborati dovranno essere consegnati entro il 26 di febbraio 2023. Partecipa anche tu al concorso. Vai sul nostro sito per avere tutte le informazioni: www.aovr.veneto.it.